Bravo, Yukitaro! Hai migliorato molto il modo di galoppare. Sono fiero di te. Shingo sta tornando in questo momento. Bene. Ma che sta succedendo? Chi siete? Dammelo! Hanno preso il cavallo! Yukitaro è il nostro cavallo! È stato regalato dallo Shogun alla grande famiglia Takai! Per questo sono venuto a prenderlo! Maledetto! Ora è nostro! No, padre! Padre! Come vi sentite, padre? Siete ferito! Sto bene, pensa a Yukitaro! Sì, vado! Maledetti! Mi raccomando, Shingo, il destino della famiglia Takai è in mano a Yukitaro! Nonno, guarda! Si vede il castello del paese! Sì, appartiene al signor Shoken Takai, che è una persona molto generosa e gli piacciono gli animali. Non vedo l'ora di arrivare in albergo. Desidero fare una doccia. Anch'io ne ho proprio bisogno. Oh. State attenti! Oh. Oh. C'è un cavallo lì sopra. Che strane persone sono. Portano una maschera sul viso. Fermatevi! Ridatemi Yukitaro, maledetti! Oh, poverino! Ehi! Hey. Come stai? Ti sei fatto male? Il mio Yukitaro! Che ne pensate? Sarà di questo paese? Ma Yukitaro non è sì, forse... Sì, anch'io ricordo che lo Shogun ha lasciato tempo fa Yukitaro a Ebina, che è molto bravo a curare i cavalli. Sta parlando di mio padre. È un delinquente e gli ha portato via il miglior cavallo. Cosa? Allora quella carrozza che abbiamo visto. Seguiamo! Guarda, deve essere proprio lui. Maledetto! Cosa volete? Carogne, poco fa avete rubato un cavallo. Sverti, ammazzateli subito! Non crederai certo di riuscirci. Prendete! Caspita, come hanno fatto in fretta a fuggire. Per fortuna Yukitaro sta bene. Che c'è? Stavo pensando che è stato troppo facile riprenderlo. Su, che certe volte dovresti pensare meno. Ha riaperto gli occhi. Oh, grazie al cielo. Yukitaro. State tranquillo, padre. Io vi prometto che lo ritroverò molto presto. Signore, non preoccupatevi perché l'aiuteremo anche noi. State calmo e pensate solo a riprendervi. Sei già di ritorno. Non solo, ma ho riportato anche Yukitaro. Yukitaro! Oh no! Ma che avete combinato? Questo non è Yukitaro. Che cosa hai detto? Gli somiglia molto, ma non è lui. Yukitaro ha un segno particolare che questo cavallo non ha. Questo vuol dire che ho sbagliato. Quei maledetti ci hanno ingannati. Mi dispiace. Saemon è veramente una brava persona. Ed è il migliore nel curare i cavalli. Stiamo cercando Yukitaro dappertutto. Ma non siamo ancora riusciti a trovarlo. Voi capite, se la cosa si verrà a sapere a Edo, sarà un vero disastro. Come possiamo fare? Come? Padrone! Hanno lanciato questo messaggio nel castello. Dammi. Ma... guardate! Abbiamo qui un cavallo bianco di nome Yukitaro. Siamo disposti a restituirlo, ma in cambio dovrà essere pagata questa cifra per riscatto. Se non accetterete, il cavallo sarà ucciso. La banda del teschio. Dombè, hanno portato via Yukitaro esattamente da questo posto. Ci penso io. Da questa parte. Vabbè. Eccolo che arriva. Dimmi, hai saputo qualcosa?
Sì, signore. Sono riuscito a sapere in quale negozio è stata noleggiata la carrozza che ha portato via Yukitaro. Bene. Signore, al maneggio, proprio qualche giorno fa, hanno notato uno strano individuo che stava spiando. L'odore più forte deve essere vicino. Sta venendo qualcuno. Come faranno a pagare quella somma? Il comune potrà procurarsela parlando con lo shogun. Speriamo che questo progetto vada in porto. Che strani tipi quei due. Forse sono loro che hanno aggredito il padre di Shingo. Sento che Yukitaro è in quella casetta. Allora andiamo. Sì, andiamo. Che fine ha fatto il tuo fiuto? Quello è un semplice cavallino nero. Non è possibile. Ti assicuro che l'odore che sente è di Yukitaro. Ti dico che Yukitaro è un cavallo bianco. Mi spieghi come fa a diventare nero? Prendeteli! Capiamo, presto! Non ci voleva, mi sono fatto male a un piede. Devi scappare, non pensare a me. No, questo non lo farò mai. Che scemo, è caduto nella trappola del tasso. Ehi, ragazzo, dimmi, chi ti ha mandato? E chi vuole che mi abbia mandato? Nessuno. Stavamo passeggiando. Non insisto se non vuoi dirmelo, ma in questo caso vi farò morire. Oh no, morire per così poco. Allora parla. Mi deve credere, non mi ha mandato nessuno. Conterò fino a tre. Uno, due e tre. Va bene, glielo dirò. E chi sarebbe tuo nonno? È Kumon, un negoziante di Edo. Noi stavamo facendo un viaggio quando abbiamo conosciuto Shingo, che è caduto da cavallo, poverino. Così sono venuto qui a cercare Yukitaro. Credo che tu abbia detto la verità, ma dimmi un po', come hai fatto a trovare questo posto? Il naso di Donbè funziona molto bene. Modestamente. Ho capito, se le cose stanno proprio come dici tu, non credo che potrò lasciarvi vivere. Come sarebbe a dire? Lei è un vigliacco, io le ho detto tutta la verità. Proprio per questo. Sparate! A più tardi, ci rivedremo nell'aldilà. Era meglio di qua. Ehi, c'è qualcosa che non va! Che cosa hai detto? Il cavallo sta male! Non ho capito cosa sia successo, ma so che per ora siamo salvi. Eh? Questo non ci voleva proprio. Se Yukitaro muore, il nostro progetto andrà in fumo. Vuole che vada a cercare il veterinario in paese? No, non facciamo in tempo. Devo farmi venire un'altra idea. Allora ce la fai ad arrivarci, eh? No, maledizione! Evviva, ce l'ho fatta! Ah, questo monellaccio! Prendete quella borsa che ha con sé! Subito! Anche questo adesso! Stammi a sentire, ragazzo, voglio chiederti un favore. Può risparmiarsi la fatica, perché io non aiuterò mai un delinquente a costo di morire! Hai la testa veramente dura. Allora sappi che Yukitaro sta per morire, ha una malattia molto grave. Che ha detto? Allora quel cavallo è proprio Yukitaro. Per ingannarvi lo abbiamo tinto di nero. Ti chiedo scusa, Donbè, avevi ragione. Il tuo naso ha seguito la pista giusta. Come sempre. Quindi se vuoi salvare quell'animale ti conviene mandare subito il tuo cane a chiamare il figlio di Evina, perché è l'unico che sappia curare i cavalli. No, non lo farò, sarebbe troppo comodo per lei. Io non ci vado. Ha sentito, non ci va. Va bene, allora lasceremo morire quel povero Yukitaro e voi che l'amate lo seguirete. Che dici, io ci vado, eh? Allora hai capito? Devi portare quel ragazzo e nessun altro e non sbagliarti. Canaglia! Se non sarai di ritorno prima del buio, il tuo amico morirà sepolto dalla sabbia. Coraggio, Sotomaru, cercherò di arrivare in tempo. Come sale? Chissà dove si trova Yukitaro in questo momento. Ehi, Donbè! Ma dove mi stai portando? Devo andare dalla parte opposta!
Il sole è tramontato e il cane non ha fatto ancora ritorno. Non preoccuparti, sarà qui a momenti. Ecco, controlla che nessuno lo segua. Subito. Ero sicuro che saresti venuto. Sei tu che hai ferito mio padre, vero? Allora sappi che lo vendicherò. Stai bene attento adesso. Difenditi. Sei uno stupido. Non è il momento per vendicarsi. Non ti importa se Yukitaro muore? Che cosa hai detto? Come sta morendo? Tsutomaru, come stai? Stai bene? Tsutomaru! Yukitaro, che cos'è? Ora capisco. Ti hanno tinto di nero per non farti riconoscere. Bravo ragazzo, riesci a capire tutto al volo. Che strano, poveretto, gli si è gonfiata la pancia. Ma che diavolo gli avete dato da mangiare a questo cavallo, si può sapere? Ha mangiato l'erba selvatica che si trova in questo prato, perché? Idioti, siete tutti un branco di idioti. È normale che non digerisca questa roba, lo sanno anche le pietre. Dà l'ordine di bollire tanta acqua e fai scaldare la stalla. Voi fate subito quello che ha detto. Sì, signore. Perdonami, è stata tutta colpa mia. Dov'è? Dov'è? Mi sta chiamando dal paradiso. Ma sei scemo, fammi uscire da qui, sbrigati! Finalmente. Avevo perso tutte le speranze, credevo di morire. L'importante è che sei vivo. Sai, quando sono caduto nel buco ho fatto in tempo ad afferrare questo. Ho capito, te ne sei servito per respirare. Sei in gamba. Ascolta, è meglio che io rimanga ancora nascosto. Tu invece va a vedere come sta Yukitaro, va bene? Vado. Bevilo tutto, avanti. È un po' amaro, ma ti assicuro che fa guarire in fretta. Ora dormi un po'. Presto si sentirà meglio. La nostra famiglia non deve più preoccuparsi. Il problema è quasi risolto. Sì, ce l'abbiamo fatta. È tutto per merito del signor Akaida, che è riuscito a trovare i soldi. No, credete, io ho fatto solo il mio dovere. Padrone, hanno appena lanciato questo messaggio. Dammi. Domani mattina portate il denaro alla casetta della montagna Takariyama. Se cercherete di ingannarci, noi uccideremo Yukitaro. E non dimenticate che è troppo importante per la famiglia Takai. Vogliono che portiamo i soldi domani mattina. E non possiamo rifiutarci, perché il destino della nostra regione è nelle mani di quel cavallo. Signore, se permettete, vorrei prendermi questa responsabilità. Porterò io i soldi del riscatto. Va bene, Tachibana, mi fido di te. Guardate, ne ho trovato un altro. Tsutomaru deve essere andato da quella parte. Signore, chi è quello? Sembrerebbe il primo direttore della regione di Takai. Sì, infatti è lui. Strano, come mai stanno portando dei soldi in questo posto? Sembra anche preoccupato. Non so proprio che pensare. Vediamo un po' cosa fanno. Oh, ecco la visita che aspettavamo. Ma tu non sei Tachibana? Sì, sono io. Avrai portato sicuramente i soldi? Certo, quindi dovete restituirmi Yukitaro. Il cavallo si trova in quella casetta. Però c'è una novità, questi soldi non ci bastano. Mi dispiace, ma vogliamo anche la tua vita. Che cosa? Non erano questi i patti? Siete degli sporchi vigliacchi! Circondatelo! Ed ora, se mi vuoi ascoltare, ti dirò tutto. Dopo la tua morte, il vice direttore, il signor Akaida, prenderà il tuo posto e quindi il potere nella regione. Con una fava prenderemo due piccioni. Siamo stati bravi, no? Maledetto! Ti ucciderò! Accidenti, ecco come stanno le cose. Quegli uomini sono dei veri delinquenti. Aspetta! Dove vai? Da solo sicuramente non ce l'avrei fatta, grazie. Dovere. Sento odore di fumo di fucile. Prendi, Kaku, la fascia della potenza. Grazie, signore. Ne avevo proprio bisogno. E adesso posso affrontare quei delinquenti. Maledizione, ma a voi non importa niente se succede qualcosa a Yukitaro. Venga subito a vedere. Il cavallo è sparito.
Cosa? Ciao, Okoto. Ehi, da dove sbuchi fuori? Yukitaro l'abbiamo salvato, eccolo laggiù. Siete stati bravissimi. Maledetto, muori! Da! Da! Direttore. Oh, Shingo, che cosa fai tu qui? Finalmente abbiamo ritrovato il nostro Yukitaro sano e salvo. Dici sul serio, mi dai davvero una bella notizia. A proposito, come sta tuo padre? Dimmi. Ormai dopo tutto quello che è successo, la famiglia è disonorata e mio padre ingiustamente sta scontando la pena. Infatti, questo non è giusto. Tuo padre non ha colpa se gli hanno rubato il cavallo. Direttore, sappiamo che questo è stato un complotto di Akaida. Che ne dice di aiutare Shingo e la sua famiglia? Ne hanno bisogno, non crede? C'è Yukitaro? Sì. Va bene. Portalo da me. Subito. Non posso crederci. Tachibana è morto. Sì, signore. Purtroppo ha incontrato dei delinquenti ed è caduto con tutti i soldi in un fiume sotto la montagna. Oh, poverino. C'è dell'altro, padrone. Vorrei dirvi che non è tutto perduto, perché Yukitaro l'ho salvato io. Davvero, Kaido? Sì, eccolo lì. Ah, ma quello è un cavallo nero. Non preoccupatevi, è solamente tinto di nero. Basterà lavarlo con acqua e sapone. Ho capito. Ora qualsiasi decisione ci sarà da prendere mi lascerete fare, vero? Sì, con piacere. Aspettate, per favore. Ma tu sei il figlio di Ebina. Che ci fai qui? Non eri in punizione anche tu? Come hai fatto ad entrare nel castello? Un momento. Shingo, dimmi cosa vuoi. Ecco qui, Yukitaro, e questo è il cavallo che hanno rubato al maneggio. Che cosa vai farneticando? Bada, se hai mentito non la passerai liscia. Oppure sei un bugiardo come tuo padre. Io non ti permetto di insudiciare il nome di mio padre. Tu puoi provare in qualche modo che questo è il vero Yukitaro? Sì, e quella croce che ha sulla fronte è il segno di riconoscimento. Non dire sciocchezze, come puoi averlo tu? Il cavallo è sempre stato in quella casetta. Di quale casetta parli? Qualcuno vada a controllare il cavallo. Subito. Ecco, padrone, quella croce sulla fronte c'è veramente. Sto strofinando forte, ma questo cavallo rimane nero. Non è possibile, mettici più forza. Ci sei cascato come un pivello. Questa è la vendetta che ti sei meritato. Volete spiegarvi? Ma certo, è stato molto semplice. Invece di Yukitaro abbiamo lasciato il vero cavallo nero. Brutti bastardi. Voi uccideteli! Ah! Non abbiate pietà, sono dei fuorilegge. Siete proprio ingenui, avete sbagliato il vostro attacco. Che aspettate a farlo fuori, presto! Akaida, non riuscirai a salvarti. Ma di chi è questa voce? Sei stato scoperto ormai. Verrai punito severamente. State indietro! Indietro! Guardate qui, questo è il segno di riconoscimento del grande shogun Mitsu Kunimito. Fatelo passare e inchinatevi ai suoi piedi. C'è un traditore che ha commesso delle gravi colpe ed ora sarà giudicato. Lo Santo shogun è qui. Proprio lui, è lo shogun. Salute allo shogun. Dunque, chi di voi è il vice direttore Akaida Kenpo? Sono io. Io credo che sia venuto il momento di chiarire le cose. Tu hai fatto rubare il cavallo che lo shogun aveva donato alla famiglia Takai. Ti sei impossessato del riscatto e intendevi uccidere Tachibana per prendere il suo posto. Sì, è tutto vero, ma se io devo morire, ti farò morire con me. Shingo, ora puoi vendicare il nome di tuo padre. È giusto. Ebina Shingo, sei in gamba. La tua azione è stata leale e coraggiosa. Complimenti, ragazzo. Grazie. Grazie a voi mio figlio è riuscito a fare giustizia e a riscattare il nome della famiglia. Anch'io vi ringrazio, signore. Dovete ringraziare solo vostro figlio Shingo. Anche se è molto giovane, ha fatto il suo dovere come l'avrebbe fatto un vero uomo. Per la verità devo dire che anche gli altri mi hanno aiutato. Io credo che il merito vada soprattutto a Don Ben. È vero, ha un nasino proprio indispensabile. Col suo fiuto ha trovato il nascondiglio di Yukitaro. Grazie, Don Ben, sei un vero amico. Adesso arrossisco. Senti, Okoto, come regalo voglio un piccolo bacio. Che?
Ma che fai, Yukitaro? Sei diventato matto? Ma tu guarda un po' cosa mi tocca sopportare.